parliamo di una persona che è stata un simbolo negli anni 80 e 90. La sua storia è la storia anche di un pezzo della nostra storia. Nel 1991 Enzo Biagi la intervistava così. Lei è Eva Robbins. In molti aspetti la sensualità resta ancora un mistero e qualcosa che è difficile giudicare e anche capire. All'anagrafe, la signora che state per vedere è Roberto Coatti, ma per la gente è Eva Robbins. Questa duplicità segna la sua vita. Quando sente la parola purezza, che cosa pensa? La cosa curiosa può essere che di solito questa è una domanda che si fa alle persone impure, perché la purezza è un qualche cosa che non si sa spiegare, un qualche cosa che non si può raccontare. Una persona pura non riesce a raccontare la sua purezza. E comunque è qualche cosa che non mi appartiene più. E la parola innocenza? Beh, la mia innocenza è sicuramente non ricordarmi mai del peccato. Eva Robbins dalla Porta Passioni. Perché di passioni immaginiamo tu, come tanti di noi, ne hai avute tante. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. In modalità kimono? Modalità kimono, così mi sento a casa. Chicchissimo, perché stai giù in casa, giri così? Anche un po' meno. No, infatti no, perché magari invece sì, va bene, no? Io non... Sì. Magari invece va bene. Nasci come Roberto Coatti, la tua storia la sappiamo tutti. Rivederti che effetto ti fa? È una gran patatona. Una gran patatona? Una gran patatona. Cioè nel senso così che il tempo passa, per cui quando tu ti rivedi dici sono passata io, non il tempo. No. Che poi io ti ho introdotto dicendo che appunto la tua storia è anche una storia di una piccola rivoluzione, no? Raccontami intanto la tua biografia, perché nasci Roberto è ancora dentro di te, giusto? Ovvio, è più sul documento, ma è anche nella centralina, sì. Cioè? Cioè è il dominante rispetto alla dualità. Alla Eva che è più vanitosa, è più frivola, è più esuberante, però per fortuna c'è la parte grigia che è dominata da un maschile. Io dico sempre che sono un ragazzo nel corpo di una donna. Mm. E diciamo, dici anche che le due parti sono entrambi fragili, ma ti rendono forte, la doppia fragilità ti rende forte. No, è la compattezza delle due parti che mi rende solida. Se non altro non sono incline alle lacrime per la sofferenza, ma più per il piacere. Io piango quando gioisco di qualcosa. Pensa che strano, sono invertita anche lì, praticamente. Senti, quando capisci che c'è una Eva dentro di te? Quanti anni avevi? Guarda, la Eva è stato un incidente di percorso. Io inizio a fare praticamente una cura ormonale a 14 anni. Ma perché? Non perché io volessi le fattezze di una donna, ma perché volevo fermare uno sviluppo maschile che mi avrebbe dato dei caratteri che io sapevo non mi avrebbero... Ma la cura la fai non autorizzata, immagino, non era autorizzata all'epoca, bandito, ti davano proprio... gli ormoni di nascosto. Sì, certo, anche da mia madre non lo sapeva. E poi piano piano la cura ormonale influisce anche praticamente sul cervello. E alla fine mi sono ritrovata come incidente di percorso una ragazza. Senti, i tuoi genitori come reagiscono? Perché la tua infanzia non è stata proprio semplice, giusto? Sì, però neanche poi tanto complicata. Mm. Papà è sgambato via prima che nascessi, per cui... Perché tua mamma lo trovò con un'altra, giusto? Lo trovò con un'altra e per cui ho dovuto lavorare solo sulla natura femminile di mia madre, che era molto incline al permissivismo. Il tuo modello maschile chi era? All'epoca? David Bowie. Ah beh certo, no io ti dirò la tua figura maschile di riferimento invece, perché si dice sempre, no, che c'ha comunque, non avendo un padre, tuo padre lo vedevi? Ci parlavi? Ti seguiva? Poco, l'ho più visto in età adulta papà. E com'è stato ritrovarlo? Era più ossigenato di me. Cioè? E si tingeva i capelli.
Era un poema pure lui. Una volta, mi ricordo, sono andata a trovarlo, che l'avevano ricoverato in ospedale, e a un certo punto aveva questi capelli lunghi biondi, con metà bianchi, metà biondi, e mi ha raccontato che l'avevano messo in un reparto delle donne. Poi quando gli hanno messo la padella hanno visto che era un uomo. Ma io l'avevo detto! Quindi proprio il gioco degli equivoci. Sempre. Senti, sei entrata su musica di Amanda Lear, sì? E con lei hai cominciato, vediamola. When you fall in love with the alligator, you get hurt and slain, enjoying the pain. Her lover says she's like a laser, and she only gives what she can't explain. Tu sei stata e continui a essere proprio un simbolo della trasgressione nel mondo dello spettacolo. Sei una icona dell'ambiguità. Come l'hai vissuto? Ti piace essere... Ma all'epoca ero dentro fino al collo a questa situazione, per cui non me ne rendevo conto ed ero solamente semplicemente me stessa. Era la mia identità che cercava di venire fuori. Ed era quasi un'etichetta, lo sai, no? Che ti mettono sì, le etichette. Sì. Piano piano sono poi quella cosa lì e si è attaccata a me come una pelle e è venuto fuori quel lato che è Eva Robbins oggi, cioè sì, che è saldo e solido. Amanda, un straordinario personaggio, peraltro che ha giocato tutta la vita con l'ambiguità, no? Ah, sì, chi più di lei? Che come accadde? Tu sei diventata una sua corista, cosa vi ha unito? Dunque, raccontacela, raccontaci Amanda e raccontaci Eva con Amanda. Esatto. Allora, ci ha presentati un ballerino che era all'epoca anche DJ, che l'aveva avuta ospite nella sua discoteca come personaggio. E all'inizio Amanda non sapeva niente, poi dopo facendo tournée come corista... in giro per la Romagna, io riscuotevo una popolarità che a lei l'ha sorpresa, e un giorno in camerino, una sera, non ricordo quando, mi prese da parte e mi dice: ma sei molto popolare da queste parti, ma si dicono tante cose di te, anche di te, Amanda. E poi niente, poi da quel momento in poi credo che lei non avesse in simpatia una natura transessuale nel gruppo, però ormai facevo parte della sua coreografia e dei suoi cori, per cui abbiamo finito la tournée. Perché peraltro all'epoca non si parlava di transessuali, ma tu sei famosa come l'ermafrodito più famoso d'Italia, no? Cioè che ha in sé la parte femminile e la parte maschile. Quella è un'invenzione della stampa per rendere più, come dire, vendibile l'informazione e la notizia, ma in realtà no, sono una transessuale, insomma. Certo, no, ma però diciamo all'epoca quello era. Peraltro anni, a ripensarci, negli anni Ottanta, forse ora siamo diventati un po' più puritani o siamo invece, secondo te, più liberi? Tu come li vivi questi anni, questo 2020 rispetto agli anni Ottanta? Bisogna stare molto attenti a quello che si dice. Misurare molto le parole, perché in un attimo cadi nella discriminazione, nel sessismo, sì, nel razzismo, per cui... Per fortuna non sono mai entrato dentro una casa o in un reality, perché mi avrebbero buttata fuori. Io sono estremamente libera, per cui mi avrebbero buttata fuori in 224. E poi nell'82 reciti con Dario Argento, più che recitare un cameo fugace, sì, vediamolo. Cinema muto. Spettacolo era il tuo sogno oppure ci sei arrivata per caso? Beh, in realtà quando praticamente sono stata allevata dentro istituti religiosi. Perché?
lì mi hanno addomesticata sia con la religione che col balletto, col canto. Avevo tutte queste... Perché addomesticata? Addomesticata intanto a livello religioso. Vabbè, io ti hanno dato un'educazione cattolica. Un'educazione, io dico sì, addomesticata in realtà. Mi hanno allevata, infatti io prego ancora, entro nelle chiese, ma non per cercare, ma per vedere i decori che ci sono. Però preghi? Prego, sì. Prego. Ti definisci cattolica? Sono più spirituale che cattolica. C'ho una mia spiritualità, una mia devozione. Prego per le persone che non ce l'hanno fatta, ecco, più che altro. Che poi in realtà la preghiera ti ritorna indietro perché fa più, meglio a te che a chi è rivolta. Le preghiere che ti hanno insegnato da bambina? Quelle sì, di Ave Maria, sì, il Padre Nostro, tutti, l'Eterno il Rosario. Sì, sì, tutto. A un certo punto volevo anche farmi prete, poi ho capito che era per via della gonna. Senti, allora torniamo. Cioè, è talmente sorprendente che ogni volta mi perdo nel filone del tuo racconto. Torniamo alla domanda. Vieni allevata in un istituto religioso, perché? Ma non allevata nel senso andavi a scuola, scuola. Andavo a scuola, cioè, okay. In collegio. Ecco. Ah, dormivi lì anche? Dormivo lì, sì. Perché? Perché dormivo lì? Perché mamma aveva di meglio da fare e non sapeva, probabilmente mia madre purtroppo era considerata la pecora nera della famiglia. E allora per non cadere nell'impasse di non educare bene, mi ha messo in collegio. Ti mancava la mamma? No, la vedevo, no, poi no. Quindi esci dal collegio e impari, dove hai imparato anche a cantare, quindi. Ovvio, sì, tutto. Ci hanno fatto, insegnato a danzare, ci hanno insegnato a cantare. Ma è anche una scuola di Saranno Famosi, recitare, sembra, amici. A recitare, no? Ecco. Sì. E quindi esci e capisci che quella poteva essere la tua strada? Sì, devo dire che all'inizio era più importante tirare fuori la farfalla, che alla fine mi sono resa conto che dal bruco doveva uscire una farfalla, per cui ho cercato di crearmi, anche perché come maschietto sarei stato indifeso, sono alta veramente niente, per cui o mi facevo due spalle così e rischiavo di diventare un comodino, o mi inventavo una soluzione come quella di diventare una femmina, che così sarei dovuto pararmi nei confronti, era il mio scudo Eva, capito? Perché con la seduzione avrei cercato di proteggermi. La farfalla che è uscita fuori ti piace? Ah, a volte, nei giorni è un po' è in disarmo, come le dico io. In disarmo che vuol dire? In disarmo che non è all'altezza della fama. Sì, cioè, ma quando te la senti ora? Ora, col tempo che passa, certo. Che è il mio grande problema, non è mai, la gente parla della sessualità, ma non è il mio problema. Il problema vero è esistenziale, cioè come farcela in generale ad andare avanti e riuscire a conquistarmi la vecchiaia. Quello è il mio. E che strada, come stai cercando di conquistarti la vecchiaia? Ah, è un lavoro lento, ma ci stiamo lavorando. Non saprei dirti come, però ad esempio non esagerare con i trattamenti estetici, leggere magari un pochino di più rispetto alle cose, avere belle amicizie. Ecco, lì io sono stata molto fortunata con un gruppo di amicizie che hanno praticamente sostituito la mia famiglia. Più maschile o più femminile l'amicizia? Beh, diciamo che sono più donne le amicizie. E in amore, più donne o più uomini? Beh, non c'è gara lì. Cioè? Lasciamo un mistero. Va bene. Uno almeno. Qui canti Paolo Limiti, il programma di Paolo Limiti. Eva Robbins, chissà. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando. Quizás.
Cosa vuoi sapere da Eva, Massimiliano? No, perché sempre, noi l'abbiamo sempre vista così molto forte, anche adesso, una grande personalità. E hai parlato anche di corazza. Noi che lavoriamo nel mondo dello spettacolo, spesso abbiamo anche noi una corazza, ma spesso siamo molto fragili. Nel tuo caso, tu sei fragile, non lo fai vedere, oppure sei così forte veramente? Ma io, cioè, come tutti, vivo la discrepanza fra l'essere apparire forte e poi in realtà essere molto molto sensibile, come una carta assorbente. Naturalmente tutto questo cerco di mascherare i sentimenti, ma cerco di mascherarli in generale, perché penso che rendano vulnerabile una, non è un limite, però, una persona. Esatto. È un limite grande, ma ci stiamo lavorando anche lì. Cioè, sì. Noi ti auguriamo davvero grandi amori, intanto sempre di più. Intanto buon compagni, foto, perché tu hai lavorato con lui. E prima donna nel 91, anche qui un pezzo di storia italiana, successo il putiferio, poi il programma lo chiusero, insomma, perché non andava benissimo, ma tutti protestarono. No, perché non collaboravo. Come? Perché non collaboravo. Tu non collaboravi, Perché a un certo punto tutta questa visibilità mi stava distruggendo, mi stava distruggendo praticamente il mio equilibrio. Molta popolarità alla fine non è che giochi a favore, certo, della persona. Quando, specie in un caso così fragile, così delicato, che è fatto di natura sensuale e sessuale, mi aveva completamente destabilizzata e ho capito che non volevo quella strada lì, quel percorso lì. Poi Albertazzi. Albertazzi è stato un incontro, abbiamo fatto una serata insieme perché per 2 anni ho fatto A Grado nella pièce di Almodovar. A Grado è un personaggio meraviglioso, sì, di Tutto su mia madre di Almodovar, è, esatto, una transessuale, però è una donna che prima era un uomo, non è transessuale, no? Era transessuale anche lei. E allora niente, con l'aiuto di Elisabetta Pozzi, che è stata una compagna di Albertazzi, abbiamo costruito una serata dove Albertazzi ricordava a casa di Visconti, una serata in cui Marlene Dietrich andò lì e praticamente cantava, e siccome io avevo un repertorio di Marlene Dietrich, inglese e tedesco, praticamente con un accompagnatore ho cantato dei pezzi di Marlene. Me la reciti la frase di A Grado, quella: ognuno è tanto più autentico quanto più corrisponde. Corrisponde all'immagine che ha di se stessa. La condividi? Sì, beh, lei aveva applicato un po' di cose. Com'era? Tette, 3.000 euro. Perché non sono mica un mostro. Brava! Due, perché non sono mica un mostro. La bocca, certo, tutta quella storia lì. C'era tutto, appunto, un elenco di chirurgia estetica. Bon, andiamo allo specchio? Volentierissimo. Tu ti guardi allo specchio, sei ovviamente una vanitosa? Per cercare dove sono, appunto, vulnerabile. Per cercare anche di capire meglio chi sei? Ma chi sono? C'è un'idea un po' precisa su chi sono. Ma io, te l'ho detto, sono comunque una persona che sta costruendo il suo futuro, ma anche in questo momento. Come lo vuoi il tuo futuro? Lo vorrei sereno, non dico felice, perché la felicità è fatta di punte, è un apice. Lo vorrei sereno, lo vorrei circondata da animali e amici. E da cose belle e da progetti. E finora cosa ti ha impedito di essere serena? Io sono serena. Ah. No, per me, se c'è una persona che non ha mai preso psicofarmaci per cioè, che di questi tempi psicofarmaco se lo prendono tutti. Esatto. Ecco. L'unico periodo che avevo perso veramente il centro di me stessa è stato quando ho avuto quella visibilità con il programma di Gianni Buoncompagni. L'unico periodo. Hai scelto quindi la tua serenità rispetto al successo? Eh sì, rispetto alla visibilità eccessiva. Scelta coraggiosa. Ti faccio vedere Mona Pozzi. E allora, siccome questa è una serata di donne, con donne protagoniste, allora diamo la parola a loro, che è meglio. Hai mai avuto fidanzati gelosi? Sempre. Sempre. È una cosa abbastanza pesante sopportare la gelosia. Certe volte è anche bello. Che rapporto avevate? Voi vi siete conosciute, avete anche lavorato insieme? Sì, abbiamo fatto Matrioska, che poi censurata con la regia di Antonio Ricci, e che poi si è stata riabilitata nel
Oddio, c'è un attimo di vuoto. Nell'Araba Fenice. Mm. Nell'Araba Fenice. E avevo. Ci incontravamo in zona costumista. E lei prendeva le misure e io mi rendevo conto che lei era la femminilità più assoluta, proprio lei era un simbolo. Avresti voluto essere come lei? No, eccessiva. No, no, non eccessiva posso. Eccessiva in che senso? No, no, troppo posso, bella. Non posso avere la fila fuori casa, no, no. Renato Zero. Sono una rarità in tutta la città, ti mostri come me. Cerca il giro ma non ce n'è. Un occhio guarda là, l'altro l'opposto va. Quanta le gambe poi, solo due non ci giurerei. Ah, ah. Cosa rappresenta per te Renato Zero? Peraltro da poco ha compiuto 70 anni, quindi lo abbiamo anche auguri, festeggiato. Bene. Rappresenta uno dei miei primi punti di riferimento, c'era David Bowie, lui e Lou Reed. E praticamente lo seguivo, andavo a vederlo quando c'erano 15, 20, 30 persone di cui due lo apostrofavano, per cui lui fermava lo spettacolo e affrontava la differenza con Amanda. Amanda Lear, quando veniva insultata da gente del pubblico, faceva finta di niente, invece lui proprio prendeva di petto la persona finché non la tirava dalla sua parte. E grande coraggio. Lui, ma anche lei, il levo di lei aveva un aplomb quando le dicevano delle cose. E quindi tu vedevi gli spettacoli di Renato, poi vi siete conosciuti? Siamo conosciuti, sì, ricordo delle cose simpatiche, tipo una notte ospitata a casa sua. Hai dormito a casa di Renato Zero? Ho dormito a casa di Renato Zero e mi venne sottratto un fidanzato. Però, vabbè, cioè Renato Zero ti ha rubato il fidanzato? Non l'ho più visto io, sono entrata con lui e sono uscita da sola il giorno dopo. Ma chi te l'ha rubato questo fidanzato? Chi lo sa? Un'ultima foto, sei con due donne bellissime, eccoti qua. Qui c'è Milly Carlucci e Monica Bellucci. E dall'altra parte Caldonazzo, Cucinotta e Marini. Cos'è la bellezza per te? La bellezza è un'arma a doppio taglio. Perché? Perché da tanta bellezza puoi avere tanti problemi lo stesso, non è che li risolvi. E poi se la bellezza non si trasforma in maturità, in evoluzione, rimane una roba sterile, senza un futuro, senza un'anima, senza... Tu questo l'hai capito subito rispetto a te, che sei un'icona di bellezza? L'ho capito per gli incontri che ho avuto. Mm. Ho avuto degli incontri magnifici, sono stata molto fortunata con le persone che mi hanno... Ma gente comune, non persone famose che ti direbbero... Famose, la Moravia, qualcosa. Appunto... Moravia è stato un incontro perché facevo da assistente a Roberto Granata, che in quel periodo mi fotografava molto, e allora andai a casa di Alberto, che era già sposato con Carmeliera, e praticamente facevo da assistente, e allora delicatamente mi sono appoggiata vicino a lui, ma non è che ci fosse uno scambio con Alberto. Però, insomma, diciamo, avere la fortuna di conoscere Moravia, quanti di noi l'avrebbero voluto vivere quel momento? Esatto. Ti reputi una donna fortunata? Per il momento, fino adesso, sì. Però non sfidiamo la fortuna. Lo sarai sempre di più, io credo nel pensiero positivo, vieni con me. Grazie. Così salutiamo insieme. Sì. Peraltro, questo è un periodo molto complicato per tutti noi. E peraltro hai letto il nuovo DPCM, non si possono più fare matrimoni. Tu hai mai pensato, già, si possono fare matrimoni solo con 30 invitati, tu hai mai pensato di sposarti? Sì, avevamo in progetto, con io chi? È una grande donna, di fare questo passo. Poi dopo abbiamo pensato che forse era meglio mantenere l'amicizia sessuale, così com'è, senza contratti. Chi è lei? È ancora nella tua vita? È ancora nella mia vita. C'è sempre, ma solo perché non l'ho sposata. Grazie Eva Robbins, Domenico Marocchi.